In molti mi chiedono, ma la pompa di calore aria-acqua conviene veramente? Beh, se ti dicessi che da domani avrai 44.000 euro in più sul tuo conto corrente, cosa ne faresti? Li investiresti in viaggi, per le tue passioni, nella tua famiglia? E se oltre ad avere questi soldi in più nel tuo conto corrente, avresti anche fatto del bene per l'ambiente, avresti creato un futuro migliore per i tuoi figli, perché non inquini più con i combustibili fossili, ma utilizzi l'energia elettrica per riscaldare casa tua? Beh, oggi vedremo con i numeri se effettivamente una pompa di calore conviene oppure no. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco in modo da rimanere aggiornato su tutti i prossimi video. Ciao, sono Samuele Trento e aiuto le famiglie a staccarsi dal contatore del gas e a trasformare la loro casa in 100% elettrica grazie alle pompe di calore elettriche. Se mi segui da un po' di tempo mi vedi spesso in cantiere e le famiglie che vedono i video dicono: ma perché quella famiglia ha deciso di staccarsi dal contatore del gas? Perché quest'altri hanno investito nella loro casa con la pompa di calore? Beh, oggi invece sono in ufficio e vedremo alcune formule facili facili che tu puoi applicare da solo nel tuo specifico caso. Lo faremo attraverso dei macronumeri che tu puoi applicare per la tua zona geografica, per il tuo stile di vita, in modo da capire se la pompa di calore è effettivamente conveniente per il tuo caso. Ok, Samuele, ma per guadagnare 44.000 euro dovrò pure investire. Sì, assolutamente, e vedremo verso la fine del video quanto e come investire. Noi del gruppo di Sigillo Sicuro le formule che andremo a vedere le caliamo sul caso specifico, andiamo molto in dettaglio per dare alla famiglia dei numeri sulla quale si possa basare e fare la propria scelta. Allora, iniziamo da subito con una situazione media. Ipotizziamo una famiglia, una casa al nord Italia, che annualmente riceve una serie di bollette di gas e energia elettrica per importi di questo tipo. Allora, facciamo 1.000 euro di luce e 1.800 euro all'anno di gas. Queste sono bollette medie che può ricevere una famiglia. Bene, quindi annualmente la famiglia spende 2.800 euro. 2.800 euro che in una proiezione di 20 anni, perché 20 anni? Sembrano un'eternità, invece no, 20 anni sono l'altro ieri, se pensiamo che l'euro ha 20 anni, sono già passati 20 anni da quando è entrato l'euro come moneta europea. Allora, 2.800 euro all'anno in 20 anni sono 56.000 euro. Quindi in 20 anni usciranno dal nostro conto corrente 56.000 euro. In realtà non è corretto, perché? Perché ne usciranno quasi 100.000. Ti sembrerà assurdo? Ma questa è la verità. Perché 100.000? Perché dobbiamo considerare una serie di fattori. Consideriamo l'aumento delle bollette. Se hai delle bollette in mano, vedrai che non stai pagando le stesse bollette come pagavi 3 anni fa. Quindi c'è un aumento del gas, c'è un aumento dell'energia elettrica. Tutti questi dati li trovi tranquillamente sul sito dell'ARERA, cioè l'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente. E alcuni anni addirittura abbiamo avuto aumenti dell'11% rispetto all'anno prima. E poi bisogna considerare anche l'inflazione, non quella che ti dicono però al telegiornale, quella reale. Ad esempio, con 10 euro oggi compreresti le stesse cose che avresti comprato 20 anni fa? Oppure 20 anni fa con 10 euro ne avresti comprate molto di più? E in questi 20 anni, quando il prezzo degli alimentari, del caffè, dei beni che utilizzi tutti i giorni sono aumentati, il tuo stipendio è aumentato così tanto? Non penso. Allora, come sono arrivato a 100.000 euro? Beh, ho considerato un aumento del 5% ogni anno. Questo è un dato che può essere modificato. Dopo ti mostrerò alcune formule facili che puoi fare per il caso tuo. Bene, allora, abbiamo messo il primo tassello, cioè, volenti o nolenti, in 20 anni dovremo tirare fuori 100.000 euro. A questo punto mettiamo il secondo tassello, la pompa di calore. La pompa di calore che può
per mettere un risparmio senza impianto fotovoltaico mediamente del 30% rispetto a una caldaia a metano e del 50% invece rispetto a una caldaia a gasolio, una caldaia a GPL. Questo come ordine di massima. Se vuoi approfondire il tema delle pompe di calore e scoprire come funzionano veramente, beh, ti consiglio di andare al video corso senza gas in 7 giorni cliccando qui sopra. Quindi devo considerare meno 30% se ho il gas, meno 50% se ho gasolio oppure GPL. Prendiamo adesso in considerazione anche l'impianto fotovoltaico, che è il terzo tassello. Ecco, un impianto fotovoltaico ben dimensionato, quindi non che considero un 3 kW di fotovoltaico con un'abitazione che consuma 10.000 kWh all'anno. Ecco, consideriamo un fotovoltaico ben dimensionato e da qui possiamo tranquillamente ipotizzare che l'energia prodotta me la posso in parte anche consumare direttamente in casa e si chiama energia autoconsumata. E posso considerare che se la famiglia gestisce discretamente l'utilizzo degli elettrodomestici in casa, arrivo tranquillamente a un 40% di autoconsumo. Alcune famiglie saranno più brave, autoconsumeranno di più, altre lo saranno meno. Noi ipotizziamo un 40% di autoconsumo. Consideriamo adesso anche un'eventuale batteria di accumulo ben dimensionata, alcuni dicono magari 2,5 volte la potenza del fotovoltaico. Consideriamo comunque una batteria ben dimensionata che può portare all'autoconsumo che va dal 65% all'80%. In questo caso però non vogliamo estremizzare, allora consideriamo come batteria un 70% di autoconsumo. Ok, adesso i calcoli che andremo a fare non considerano che il fotovoltaico va a contribuire sui consumi della pompa di calore, quindi ipotizziamo che la pompa di calore continua a consumare energia elettrica dell'Enel senza consumare quella autoprodotta, in modo da essere più cautelativi possibili. Bene, a questo punto, dopo aver messo i tasselli, andiamo a fare qualche calcolo in più. Abbiamo detto che 1.800 euro di gas all'anno, togliendo il 30%, diventano 1.260 euro. Mentre con l'energia elettrica, se consideriamo un impianto fotovoltaico senza batterie di accumulo, i 1.000 euro, grazie al risparmio autoconsumo del 40%, diventano 600 euro. Ok. Qui senza considerare eventuale contributo dello scambio sul posto, se c'è. Il consumo totale di energia elettrica, perché stiamo parlando di una casa che diventerà completamente elettrica, sarà quindi di 1.860 euro, con l'enorme vantaggio di avere cancellato completamente ovviamente il contatore del gas, perché qui non stiamo simulando un sistema ibrido che non potrà mai fare a meno del contatore del gas, ma una soluzione completamente elettrica. Vediamo allora nel foglio Excel cosa succede, come girano i numeri. Bene, eccoci, allora prendiamo un semplice foglio di calcolo. Allora inseriamo i 1.800 euro di consumo del gas e 1.000 euro di consumo di energia elettrica e consideriamo un aumento del 5% annuo tra inflazione, tra aumento delle bollette e così via. È un fattore che puoi tranquillamente modificare. Poi inseriamo un risparmio del gas del 30% passando alla pompa di calore senza considerare il fotovoltaico. Ecco, se vuoi approfondire e scoprire di più sul mondo delle pompe di calore, c'è il videocorso senza gas in 7 giorni che trovi qui sopra nella scheda. E invece, installando un impianto fotovoltaico, possiamo considerare un autoconsumo dell'energia del 40% se viene ben dimensionato. Allora, partiamo dal numero di anni, quindi da qui a 20 anni, quindi abbiamo visto che veramente volano 20 anni, e 4 ipotesi. Se non facciamo nulla, abbiamo un costo annuo di 2.800 euro. L'anno prossimo, considerando un incremento del 5%, diventeranno 2.940 euro. Qui per semplificare, allungo la formula e come vedi otteniamo 100.000 euro di bollette in 20 anni. Paradosso, ma è proprio così. Se invece installo la pompa di calore senza impianto fotovoltaico,
ho un risparmio immediato del 30% sui 1.800 euro, quindi anziché spendere 2.800 euro spenderò 2.260 euro. L'anno prossimo ovviamente anche qui avremo un incremento del 5%, saranno 2.373, e a 20 anni abbiamo 80.000 euro, cioè abbiamo risparmiato quasi 20.000 euro in 20 anni. Se aggiungiamo anche l'impianto fotovoltaico, vado a risparmiare il 40% anche sui 1.000 euro, quindi anziché spendere 2.800 euro iniziali ne spendo 1.860, che l'anno dopo saranno 1.953. In 20 anni saranno 66.000 euro, cioè 33.000 euro in meno rispetto a non fare nulla. Se invece considero anche il fotovoltaico e le batterie di accumulo, riesco ad autoconsumare quasi il 70% dell'energia prodotta, e consideriamo che il fotovoltaico sta lavorando solo sulla casa e non sulla pompa di calore, quindi siamo cautelativi. A questo punto spenderemo 1.560 euro invece che 2.008, l'anno prossimo 1.638, per un totale di 55.000 euro, cioè 44.000 euro in meno. Quindi abbiamo risparmiato 44.000 euro facendo un investimento nella propria casa. Quanto devo investire però nella mia casa per ottenere 44.000 euro? Beh, lo vedremo tra poco. Ti voglio però far vedere cosa succede nel caso in cui invece abbiamo una caldaia a gasolio, quindi il risparmio passa dal 30% al 50%. Ecco, abbiamo risparmiato 57.000 euro in 20 anni. Ovviamente la percentuale di risparmio dipende dalla qualità della pompa di calore, dalle performance, dal COP. Insomma, più alto è il COP e meno la pompa di calore consuma. Vediamo invece, torniamo al 30% di prima e vediamo se invece di aumentare del 5% annuo aumentiamo del 7%. Ecco, anche in questo caso passiamo a 55.000 euro di risparmio nella condizione con fotovoltaico e batterie. Ovvio che tutto questo dipende da te, è una decisione tua. Puoi fare a meno, puoi non fare nulla, oppure puoi decidere di investire sulla tua casa con solo la pompa di calore o col fotovoltaico o col fotovoltaico e le batterie. Ma oltre a un beneficio economico che non è per niente male, avrai anche un beneficio ambientale, perché stai eliminando i combustibili fossili da casa tua e questo aiuterà il pianeta per un futuro, per il futuro delle nuove generazioni. Beh, allora a questo punto mi chiederai: ma Samuele, come posso bloccare 44.000 euro? Beh, ovviamente non puoi guadagnare se non investi, quindi il primo passo è investire sulla tua casa, che è il bene più prezioso che tu possa avere. E quanto devo investire? Cioè, qual è l'effetto leva? Quanto investo per ottenere questo risultato? Beh, considera che da diversi anni ci sono gli incentivi statali, quindi non è una novità di adesso. Beh, considera che c'è il conto termico, che è un incentivo a fondo perduto che ti permette di portare a casa dei soldi in 2 o 5 anni. Poi c'è l'eco bonus del 65% e grazie adesso allo sconto di fattura l'azienda che te lo propone può scontarti da subito tutto il 65%, quindi ti costa il 35%. Oppure c'è il super bonus, che con una piccola spesa, in alcuni casi nulla, in alcuni casi misera, perché rispetto al beneficio e rispetto a quello che porti a casa è veramente poco, ti permette di ottenere un grande risultato. Ovviamente investire nella propria casa non è come investire nell'automobile, cioè investi e continua a perdere soldi negli anni. Qui invece è diverso, perché ogni anno ti permette di guadagnare, perché il risparmio è guadagno. Bene, allora dai, se ti è piaciuto questo video e spero che ti possa essere d'aiuto per il tuo caso e vuoi approfondire, saperne di più, vai sul mio sito samueletrento.it. Se vuoi rimanere aggiornato e vedere tutti i miei prossimi video, allora iscriviti al canale e clicca sulla campana a fianco. E se hai domande specifiche per il tuo caso, beh, falle qui nei commenti qui sotto.